pratica questo corso, è un corso per principianti della lingua araba classica. Come appunto dicevo durante la presentazione, è un arabo classico che è chiamato, diciamo, in modo internazionale Modern Standard Arabic, con la dicitura MSA, cioè in pratica l'arabo dei mass media, quello che si parla, che parla dei mass media, che diffondono i mass media, perché in realtà è come se fosse una, cioè una lingua quasi artificiale ormai, come se fosse un latino, una lingua coine che serve a tutti gli arabi arabofoni a capirsi fra di loro, perché appunto tutti quanti parlano comunque il proprio dialetto, non tutti sono scolarizzati, tutti sono, cioè, non tutti comprendono il dialetto dell'altro, allora si usa questa lingua, insomma, comprensibile a tutti, anche perché l'arabo appunto è la lingua del Corano. Quindi è una lingua che può arrivare a persone che, appunto, che non sono anche arabofone, come insomma tutto il mondo della mediata, insomma. E niente ragazzi, allora oggi cominciamo con vedendo alcune poche lettere dell'alfabeto e facciamo una panoramica appunto della lingua araba, una panoramica tipo storico-geografica e impariamo. Quindi io direi iniziamo a presentarci. Allora, Marhaban, vuol dire ciao. Marhaban. 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 Allora, Marhaban vuol dire benvenuto. Ben accolto. Marhaban ha nel suo significato il senso di accogliere una persona senza pensieri, con spensieratezza, in modo leggero. Proprio questo è il senso di Marhaban. Ed è diffuso in tutto il mondo arabo, quindi dove andate lo capiscono, mi rispondono e non c'è problema. E si risponde Marhaban bik. Oppure Marhaban Bik. 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 Oppure semplicemente un altro Marhaban. Allora, Marhaban. Ismi Mirko. Ismi Mirko. Ismi Mirko. Quindi Marhaban. Ismi Mirko. Significa il mio nome Mirko. In arabo non esiste il verbo essere, quindi va tutto insomma il mio nome Mirko. Questa è proprio la traduzione letterale. Allora, io insomma mi sono presentato, ciao, mi chiamo Mirko e adesso tocca a voi presentarmi. Cominciamo a fare questa panoramica sulla famosa lingua araba di cui tutti quanti appunto siete interessati. E cominciamo con una nota geografica, perché gli arabi o gli arabofoni sono, diciamo, si possono contare con un lingue 150 milioni, diciamo grosso modo, una stima appunto grossolana, anche perché, come vi dicevo prima, non c'è il tipico parlante della lingua, c'è chi lo capisce, c'è chi lo parla e ci sono, però possiamo definire alcuni paesi arabi, quindi arabofoni, che hanno una lingua ufficiale l'arabo e fanno parte della Lega Araba, che è un organo politico che raggruppa, non so, bisogna dire quanti stati, credo una ventina più o meno, e quindi si definiscono appunto arabi, portando anche avanti una forma di nazionalismo che è stato appunto portato avanti anche mediante la lingua, tutto questo ovviamente dopo la fine della colonizzazione.
Dopo la seconda guerra mondiale c'è stato, insomma, nel corso del XX secolo c'è stato questo processo che ha portato il nazionalismo arabo, quindi questa revanche appunto, di questa identità. Quindi abbiamo paesi che parlano l'arabo, altri paesi in cui c'è la minoranza che parla arabo, altri paesi in cui non si parla proprio l'arabo ed è solo la lingua della religione, appunto, dato che il Corano e tutta la tradizione islamica è scritta in arabo, quindi tutti lo devono conoscere, pure se non lo sanno parlare, però devono conoscere, sapere cosa significa, giustamente. E quindi c'è una prima distinzione da fare, sarà banale, però è giusto farla. La precisazione, la precisazione è su quali sono i paesi arabi e quali sono i paesi non arabi, ma cosiddetti islamici. Attenzione, islamici, non musulmani. Perché diciamo che musulmani è un aggettivo che va dato alle persone, islamici per le cose, diciamo, per le parole astratte. Questo non lo sa neanche il Ministero dell'Istruzione, te lo dico. E appunto, facciamo questa distinzione, facciamo un piccolo quiz. Allora, se io vi dico Egitto, è un paese arabo? Sì. Infatti è un paese arabo quasi, diciamo quasi per eccellenza, perché l'arabo dell'Egitto è, diciamo, quasi per antonomasia, perché l'Egitto è stato per secoli il centro di diffusione insomma, dei pareri giuridici della più importante scuola giuridica islamica del mondo arabo-islamico, che è l'Azhar, che si trova al Cairo. E questo stiamo parlando nel corso dei secoli fino al XX. Dal XX in poi è nato il cinema egiziano, la televisione egiziana, che ha diffuso in tutto il mondo arabo-islamico la lingua, diciamo, la parlata egiziana, non tanto il dialetto, anche il dialetto sicuramente, però proprio la parlata egiziana, che quindi tutti comprendono, a differenza per esempio del Marocco. Marocco è un caso particolare. Marocco è un paese arabo, però è un paese che appunto dal punto di vista etnico ha avuto, diciamo, ha un sostrato di tipo berbero, cioè i berberi sono gli autoctoni del Nord Africa. Berbero è un nome dato dai greci, significa barbaro, ovviamente non è neanche il nome proprio scientifico, però insomma chiamano i berberi. Quindi il marocchino ha queste influenze berbere, soprattutto francesi, come anche l'Algeria, la Tunisia. E quindi insomma la parlata è molto strana, tanto addirittura che un egiziano se sente un marocchino parlare non lo capisce, veramente molto difficile, cioè, sono proprio quasi una barzelletta insomma sentire un marocchino parlare, si capisce. Facciamo un altro esempio, la Turchia, un paese arabo? No, non è. La Turchia è un paese islamico, a maggioranza islamica, però ha usato l'alfabeto arabo fino alla prima guerra mondiale, quando l'impero ottomano si è sfaldato, è nata la Repubblica Turca e appunto se la lingua turca prima veniva scritta in caratteri arabi, dopo con la nascita della Repubblica Turca e quindi in pratica un avvicinamento della Turchia verso l'Occidente, hanno messo da parte l'alfabeto, i caratteri arabi, e hanno, diciamo, adottato quello della Turchia. E l'Iran, un paese arabo? No, L'Iran, no, sta al esatto, il Farsi è la lingua della Persia, no? Dell'Iran, e appunto è scritto in caratteri arabi però si pronuncia in tutt'altra maniera, anche perché il Farsi è una lingua indoeuropea, a differenza dell'arabo, che è una lingua semitica. Che abbiamo? L'Afghanistan. Anche l'Afghanistan non è un paese arabo, perché appunto, certo, ha avuto influenze arabe, ovviamente, anche gli alfabeti che si usano nell'Afghanistan, dove si parlano almeno tre, diciamo, lingue ufficiali, che sono il Farsi, cioè il persiano, il Dari e il Pashto, che è la lingua invece di Kabul, che vabbè, c'ha tutta un'altra cosa, insomma. E vabbè, altre microlingue, insomma, non so, il tagico, il kirghizo, quelle cose là. E facciamo un altro esempio, vediamo la Somalia.
ed il somalo è una lingua molto somigliante all'arabo, però si scrive in caratteri latini. Quindi diciamo che non è un paese arabo, però è arabo. Allora, quindi fatta questa premessa, quindi abbiamo capito quali sono i paesi arabi, appunto, diciamo che tutto il Nord Africa fondamentalmente, compresa la Mauritania, e il Sudan, anche se oggi dovremmo parlare del Nord Sudan, e i Djibouti, l'Arabia Saudita, quindi tutta la penisola arabica, il Golfo, e diciamo il Medio Oriente, quello che chiamiamo appunto Siria, Libano, Palestina, Giordania e Iraq. Allora, fatta questa premessa, diciamo a chi appartiene la lingua araba, a quale famiglia linguistica appartiene? Diciamo a quella macro famiglia che è quella afroasiatica, proprio si dice quello macro, e nello specifico una lingua semplice. Viene dal nome del figlio di Noè, appunto perché i linguisti hanno ripreso la tradizione biblica che vuole appunto i figli di Noè come padri fondatori, diciamo, di capostipiti di alcuni popoli. E quindi ci sono i tre figli di Noè sono Cam, Sem, Yafet. Allora, quindi Sem ovviamente è il capostipite dei Semiti, e quindi di popoli come gli ebrei, gli arabi, gli aramei, da cui è venuto l'aramaico, i fenici, da cui è venuto il fenicio. Poi abbiamo Cam e Yafet, che insomma sono capostipiti Cam di tutte le lingue africane, tutti i popoli africani, quindi soprattutto nord africani, diciamo, quindi i berberi, la lingua hausa, insomma. E poi abbiamo Yafet, che diciamo corrisponde agli indoeuropei. Ora proprio oggi stavo leggendo questa cosa mentre preparavo la lezione e ho scoperto una cosa molto interessante, che in pratica nel racconto biblico appunto i tre figli di Noè appunto vivono vicino con il padre, insomma un giorno Cam ubriaco entrò nella tenda di Noè e lo vide, lo trovò nudo. Dato che era ubriaco, diciamo, non si fermò con la bocca e cominciò a prenderlo in giro davanti a tutti. Vabbè, Noè si offese e invece l'atteggiamento di Sem, degli affetti, gli altri due fratelli, fu quello di essere molto rispettosi e allontanarsi. Da allora è nata una maledizione sulla gente, sui figli, sui discendenti di Cam, appunto, quello che aveva preso in giro Noè. E soprattutto sul popolo di Canaan, il popolo Canaan che è la terra che appunto oggi si chiama Palestina, ed è proprio quella terra che va proprio effettivamente dal Giordano fino alla costa. E quindi da allora, secondo la tradizione biblica, i popoli discendenti di Sem e di Yafet avranno il diritto di soggiogare i popoli discendenti di Cam. E quindi a questo punto uno più uno fa due, quindi credo che sia una di quelle motivazioni ideologiche che portano Israele a non sentirsi in colpa fondamentalmente a occupare la Palestina. Ce ne sono altri episodi che li giustificano, comunque andiamo avanti. Allora, quindi l'alfabeto arabo si ritrova appunto tra nella famiglia semitica delle lingue semitiche, e quindi sono tutti alfabeti che si scrivono da destra verso sinistra: l'ebraico, l'aramaico, il siriaco, il fenicio, e appunto si scrivono da destra verso sinistra e sono quasi tutti praticamente dei consonantari, cioè insomma hanno solo consonanti. Le vocali non hanno valore grafico, esistono ovviamente, che non parlo struzzo, hanno un valore solo fonetico. E appunto il capostipite in questo caso degli alfabeti è quello fenicio, da cui sono derivati per esempio quello ebraico e quello arabo, per cui hanno più o meno lo stesso ordine di lettere, quasi gli stessi numeri. Vado più lenti, ragazzi, se volete, perché poi e quindi dicevo,
E dal fenicio poi è arrivato, è sceso anche l'alfabeto fenicio, è stato adottato anche dai greci, certo adattando la propria cultura e i propri fonemi, la propria struttura linguistica, che è totalmente diversa essendo indoeuropei. E quindi pratica, anche l'alfabeto greco si scriveva da destra verso sinistra. Poi è cambiata, è stata ribaltata la direzione, poi oggi insomma da lì insomma, si scrive da sinistra verso destra. Però effettivamente deriva anche quello da un alfabeto semitico. Cominciamo a vedere qual è questo alfabeto. Oggi facciamo 7 lettere. Sono poche, però ci permette di fare 4 lezioni, quindi in questo mese, tutto l'alfabeto. Quindi sono 28, stiamo parlando di 28 consonanti. Ora ve le scrivo tutte e poi le vediamo una a una. Allora, tracciamo prima una linea di riferimento, che sarà sicuramente scorta. Sono tutte sette, queste che vedremo oggi. Allora sono l'Alif, la Ba, la Ta, la Fa, la G, la Ha e la Ha. Questo è per spaventare. Allora voglio dirvi solo una cosa, giusto per rassicurarvi. L'alfabeto arabo ha un ordine logico, per cui le lettere che si scrivono in modo simile, come queste, sono vicine. Quindi l'alfabeto è facile trovarlo, ed è nell'alfabeto e nel vocabolario convenzionale. E non solo per somiglianza grafica, ma anche per luogo di articolazione, perché queste si pronunciano soprattutto davanti, queste un po' più indietro sono diciamo alveolari, quindi palato. E questa è ben particolare, la vediamo. E da notare che l'ordine Alif, Ba, Jim è proprio quello delle lingue semitiche anche nel greco. A, B, G, diciamo, alfa, beta, gamma. Giusto per. Allora, ora ve li cancello, eh. Grazie.
una lettera, ma non è una consonante. Cioè, stiamo iniziando già con un'eccezione, perché in arabo l'eccezione è la regola. Quindi cominciamo con l'eccezione, che è la lif. La lif è una lettera, ma non è una consonante, nel senso che non suona. Cioè, di per sé non ha un suono, è solo un segno grafico, è solo una statica. Per dare un suono c'è bisogno di un movimento dell'aria, che non è un punto in questo caso, ma è un movimento, questo si chiama proprio in arabo, haraka, movimento. Movimento dell'aria che passa attraverso il canale fonatorio ed esce fuori. E questi movimenti sono vocali, perché non incontra nessun ostacolo nella fuoriuscita. E abbiamo tre movimenti, tre haraka. Questi tre movimenti si rappresentano così. Quando finite di scrivere vi faccio vedere. Harakat, se si scrive. Allora, harakat singolare. Harakat plurale. Harakat. Sì, una lunga. E si scrive come fa? Ah, sotto.
ovviamente da lungo a lungo le vocali sono sempre una cosa che cambiano più facilmente. Comunque la fa non è proprio una A, è più tra A e una E aperta, quindi A, E. Insomma, noi diciamo A giusto per semplificare le cose, come la U, sì è una U, però può essere anche pronunciata come una O chiusa, volendo, e la I come una I chiusa. Poi queste cose, insomma, poi le vedremo, proprio parlandoci. Quindi, leggiamo finalmente la F, perché adesso ha un suono, anzi, ha ben tre suoni. Scrivo solo alcuni movimenti, solo questi due, giusto per farvi capire. Vedete, così si scrive, Allah forse lo conoscete come si scrive, comunque si scrive così, Allah. Allora, per farvi capire, questa è l'Alf, la riconoscete, no? Sì. Con? Si perde.
come per esempio quando io dico Alhamdulillah, io dico grazie a Dio. Alhamdulillah, lilla significa addio. La A non c'è più. Allora che succede? Come si fa a salvare questa alif? Come si fa a salvare dall'assorbimento che può succedere sempre? Da? Quando la scrivi, no? Cioè in effetti potrebbe anche non esserci teoricamente, giusto? Cioè è un fatto grafico alla fine. È un fatto grafico, sì, è un fatto grafico che però è necessario se tu ovviamente la scrivi. Se lo scrivi lo devi, cioè lo devi mettere, non è che scompare. Pronunciandolo ovviamente no, come tante altre cose. Comunque, cancelliamo qua. Perché vi voglio spiegare, lascio solo alla che voglio ancora più, come si salva, diciamo, l'alf. L'alf si salva, dato che è una lettera debole, ha bisogno di appoggio di un'altra. Anzi, ha bisogno di sostenere un'altra lettera. E quindi è come se chiamasse, diciamo, la sua amica, che è una consonante, che si chiama Hamza. Hamza, questa qui la scrivo sopra lì. No, scrivila, sì, scrivila sopra lì, però è per farmi venire. Quando viene, ma io non so come fa, ma non fa. Allora, quando l'alif si trova dopo qualsiasi altra vocale, viene su. Se la conosciamo,
In realtà semplicemente una conclusione del canale fondatorio che viene liberato in passato. Quindi in realtà c'è cioè, alla fine dei conti, semplicemente nel momento in cui ci mettiamo una faccia, qui sì, sproggiornamente qua. No, guarda,
decisamente nei manuali, nei libri, anche perché effettivamente, cioè, quando si parla di ricostruzione di alfabetico, è complicato. Però cerchiamo di farlo nel modo più semplice possibile. La seconda lettera, che è anche una consonante, è la ba. La ba. 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 Il suo nome è ba. E si scrive con una ba. Con la donna.
possiamo, abbiamo già la terza consonante. Ora, quindi per rappresentare la ta, quindi un suono dentale, per rappresentare invece il suono diciamo interdentale, anzi la ta è la parte alveolare, cioè penso che si pronuncia poco davanti al palato. Poi c'è la fa, che invece è dentale, fa, come la fetta. Per Francesca? La fa. Fa. La fa è come la ta, però non tre. Si chiama proprio fa. Fa. Quindi fa si chiama la fa. La fa. Così finisce il gruppo delle lettere a barbetta. Ora vediamo la quinta lettera, la quinta consonante. Attenzione. Gym. Yeah. Harris.
Ga o già? Già. Già. È già. Solo in Egitto la pronunciano ga. Quindi già, giù, giù. Già, giù. Questo cosa appuntino sopra? Ha, ho, chi, ha.
Come si chiama? Quindi quella di prima è ha. 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 Questa è ha. 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 Salam aleikum, rispondete?